Ciao da Avsim! Benvengano presidenti come Aurelio De Laurentiis? O no? Certo che è veramente una voce fuori dal coro, ma dove lo trovi un presidente che parla di suoi giocatori ancora dipendenti, ancora stipendiati, ancora tesserati, ancora in campo, come se fossero degli scarti? Così ha parlato di Mertens e di Caglion. L'intervista, dichiarazioni, diciamo più che intervista, rilasciate da Aurelio De Laurentiis a vari microfoni, insomma è un video che ha tenuto banco parecchio nella giornata di ieri 17 ottobre, quindi ci avvicina poi a questo ritorno in campo, ci proietta sul campo ma ci proietta sul mercato, perché fondamentalmente quello che ha detto De Laurentiis è che Mertens e Caglion non rinnoveranno il contratto. A quanto pare di capire andrà così, o se lo faranno con la testa bassa, lo faranno in qualche maniera, diciamo senza troppe pretese, rinunciando alle loro pretese e con una certa umiltà, anzi in maniera quasi remissiva. Nel senso che De Laurentiis ha spezzato le gambe, se così possiamo dire, a Mertens e Caglion, o comunque ha tagliato le loro prospettive, le loro aspettative di soddisfazione nel rinnovo contrattuale con il Napoli rispetto alle loro richieste, alle loro esigenze, cioè come a dire state calmi perché decido io, o comunque state calmi perché le vostre pretese non saranno accolte per come intendete formularle. Quali pretese? Ovviamente nel rinnovo del contratto un ritocco in aumento, ma attenzione, io sono anche d'accordo di fondo con De Laurentiis, e questa già è una notizia, essere d'accordo con De Laurentiis da juventini, ma in generale secondo me è una notizia. Perché sono d'accordo? Perché Mertens e Caglion sono entrambi quasi 33enni, Caglion è 12 febbraio 87, Mertens è 6 maggio 87, quindi parlando del finire di questa stagione e dell'inizio della prossima, sono 33enni. Dei 33enni non dovrebbero, secondo me, pensare o sperare in un aumento di ingaggio, a meno che non ti chiami Cristiano Ronaldo. Per il resto, quasi tutti gli altri giocatori del mondo a 33 anni, se rinnovano il contratto, devono accettare una riduzione, perché vanno necessariamente a calare. Entrambi, ma io non so neanche quale dei due più dell'altro, perché Mertens forse ha una struttura fisica che gli può consentire di andare avanti in maniera fluida, dinamica e con buon rendimento fisico per parecchio tempo, mentre Caglion è stato veramente prosciugato a livello di energie psicofisiche negli ultimi anni, soprattutto in precedenza da Sarri, e quindi potrebbe non farcela ad andare avanti ad alti livelli. Quindi ci sta che un presidente dica: fate attenzione perché non avrete quello che volete, molto probabilmente. Il problema è che lo vai a dire davanti ai microfoni con delle dichiarazioni di questo tenore. Non farò uno sforzo importante per questi rinnovi. Se volete andare a fare le marchette in Cina per essere strapagati per 2 o 3 anni di merda, è un problema vostro. Non posso ritenere la Cina competitiva. Se volete lavorare per una felicità personale, allora ok, altrimenti se volete lavorare solo con la finalità dei soldi, perché per me i soldi sono un mezzo e non un fine, allora potete andare in Cina. Al di là delle ricadute che può avere un discorso del genere sulla nostra vita quotidiana, cioè se collocato nella nostra vita quotidiana con il nostro lavoro, la nostra vita comune, i nostri guadagni comuni, perché chiaramente vai a dire a uno che prende 1.000-1.300 euro al mese: tu non devi lavorare per i soldi, devi lavorare per il divertimento o per fare quello che ti piace. Io sono anche d'accordo, perché penso che nella vita ognuno dovrebbe fare quello che è più vicino alle proprie attitudini e al proprio benessere, perché dobbiamo ricercare la felicità e non dobbiamo fare nulla che è contrario alla nostra indole. Questo sì, però poi dobbiamo pure campare. E quindi parliamo di tanti milioni e il discorso è differente. Però parliamo anche di riconoscenza, se vogliamo. Sono anche stato sempre contrario alla riconoscenza nel calcio come primo motivo delle operazioni di mercato, che siano rinnovi, che siano acquisti, che sia aumento di ingaggio. La riconoscenza deve esistere nel calcio quando uno ha smesso di giocare. Quando sta continuando a giocare deve essere valutato per quello che vale. Su questo De Laurentiis ha ragione. Ognuno avrà il rinnovo che merita per quello che vale in quel momento. Ma ripeto, è sempre il problema di De Laurentiis è sempre comunicativo, non è neanche troppo di sostanza. E parliamo però di riconoscenza, perché Caglion vale in questo momento 20 milioni di euro, vabbè, ma è una valutazione destinata a calare, anzi anche quella di Mertens 25 milioni, perché con queste dichiarazioni, voglio dire, non penso che possano schizzare alle stelle le loro valutazioni, ma alla fine se non li rinnovi, non li vendi, non li cedi, quindi la valutazione di mercato conta zero. Ma soprattutto ha collezionato Caglion ad oggi 18 ottobre, quindi con il campionato che deve proseguire, 313 presenze ufficiali con la maglia del Napoli, 79 gol e 72 assist.
un rendimento importantissimo perché praticamente più di un gol o assist a partita. Quindi un giocatore fondamentale, Caglione. Ancora di più Mertens, se vogliamo, perché in 290 presenze ha messo a segno 114 gol con 68 assist e, come ben sapete, è a un solo gol da tempo dai 115 segnati da Maradona nel Napoli. Quindi Mertens con due gol diventa un goleador migliore di Maradona quanto a gol totali. Media gol minuti no, perché Maradona 115 gol li ha fatti in 260 presenze, 250, 260 presenze, se non ricordo male, però comunque diventa un goleador storico, un goleador storico del Napoli, Mertens. Si può parlare di un giocatore che ha un solo gol da Maradona in questo modo? È come se avessi Maradona in squadra e dicessi: Maradona, se vuole andare a fare le marchette in Cina, può andare in Cina. Come funziona? Come la vedono i tifosi del Napoli? Questo mi piacerebbe capire, se i tifosi del Napoli vogliono partecipare al dibattito, nei commenti qui sotto. Dal mio punto di vista, De Laurentiis ha ragione sul discorso della Cina, perché quando vai in Cina, alla fine non è che vai, non sei più un calciatore, e lo dico anche a El Shaarawy, che stimo tantissimo, che ritengo un giocatore che è sempre stato forte. Quando vai in Cina smetti di fare il calciatore, fondamentalmente. Vai a riempirti di soldi, sicuramente. Secondo me vai anche a cambiare vita in maniera degradante, perché per un occidentale, per un italiano ancora di più, andare a vivere in Cina non è assolutamente facile. Non dico degradante in che senso? Nel senso che per quelle che sono le abitudini alimentari, culturali, è difficilissimo. Quindi vai a vivere in un ambiente che è molto lontano dalle tue abitudini, e questo pesa. Questo alla fine deve pesare, perché non siamo delle macchine. Ti riempio di soldi, però poi che faccio? Cioè, se non riesco a vivere bene, che me ne faccio dei soldi? E su questo anche De Laurentiis ha ragione. Cosa viene prima? I soldi o il benessere? I soldi o la felicità? Bel dilemma. E ha ragione sul discorso del valore del giocatore, che deve essere l'elemento preponderante nelle valutazioni su un rinnovo. Il problema, ripeto, è comunicativo, perché è andato a svilire, secondo me, Mertens e Caglione, e in generale qualsiasi altro calciatore del Napoli si dovesse trovare nella stessa situazione. Poi vabbè, ha parlato anche di Insigne, ha parlato di Lozano, ha detto: Koulibaly ho rifiutato 105 milioni, ma prima o poi dovrò venderlo. Cosa che ben sappiamo, ma mi fermo qui per quanto riguarda le dichiarazioni, le sparate di Aurelio De Laurentiis della giornata di ieri su Mertens e Caglione. Cosa ne pensate? Dibattete nei commenti. Grazie per la vostra partecipazione e attenzione. Vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i prossimi video, se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!